amici sportivi, ben trovati all'ultima puntata di Rosa e Nero Web e TV. Allora, una puntata che serve a tracciare quello che dovrebbe essere il leitmotiv di quest'estate, e cioè il Palermo costruisce la Serie A. E ne parleremo con Salvatore Seraci, come sempre collegato in remoto con tanto di coppola di ordinanza. Salutiamo Giuseppe Leone, ciao Giuseppe. Ciao a tutti, buongiorno. E poi salutiamo il compagno di viaggio, Fabrizio Vitale, che è con me in studio. Ciao Guido, ciao a tutti. Grazie a tutti quanti intanto di aver accompagnato questa avventura calcistico-giornalistica per tutto l'anno, in maniera che io ritengo strepitosa, perché abbiamo fatto giornalismo raccontando tutto quello che pensiamo senza filtri e senza mai perdere di vista la nostra deontologia professionale, che rappresenta, a mio avviso, e su questo sfido chiunque a dimostrare il contrario, la ritengo una dei nostri patrimoni della nostra carriera, ognuno chi più lunga e chi meno. Allora, mi pare di capire che Gardini ha tacitato un poco di voci di malcontento, ha parlato di stadio, ha parlato di campagna acquisti, ha parlato di ambiente, ha parlato di Corini, ha parlato di tutto quello che c'era da parlare a 360 gradi. E credo che questo abbia permesso al Palermo di addolcire, un po' di svelenire un clima che era irragionevolmente teso alla fine del campionato, al di là poi del dispiacere, della rabbia giustificata sul momento di un pareggio col Brescia 2-2 e dell'eliminazione dai play-off. E però adesso impone anche delle responsabilità. Salvatore, mi pare che il Palermo non abbia lasciato spazio a dubbi, no? Si lavora per la Serie A. No, io invece, guarda, di dubbi ne ho tanti. Premetto che se tu mi lasci un paio di minuti, io ti dico una cosa che mi sta a cuore, poi magari starò zitto tutta la trasmissione. Dal Palermo arrivano 10 domande a Giovanni Gardini. Ma da parte di chi? Io la chiamerei un'auto-intervista allo specchio, perché solitamente le domande le fanno i giornalisti. Qui mi sembra come l'attuale governo, che ogni tanto si fa le domande e si dà le risposte da solo, senza contraddittorio, evitando quello che è un confronto. Se Gardini e il City sono contenti della stagione, io non vedo il motivo per cui non dovrebbero affrontare le domande. Cosa avrebbero da perdere? No, io ti riporto soltanto la versione ufficiale del club, che è quella che è un sistema di comunicazione che loro utilizzano un po' in tutte le loro filiali dell'azienda. Non ti dico che è giusto o sbagliato, dico è la loro spiegazione. Sì, ecco. Io lo potevo capire, ma allora loro potevano dare un altro titolo a queste dichiarazioni e non risposta a 10 domande. Le domande non le fanno loro e si danno la risposta. E in una ipotetica conferenza stampa ci sarebbero state tante cose da chiedere che loro per esempio non hanno trattato. Te ne dico una che proprio fa scopa con il tema che tu vuoi mettere. Palermo come football club a cosa è finalizzato? Cioè al Palermo, cioè come società, oppure ad altri riferimenti che potrebbero anche altro squadro? Ti faccio un esempio: se Graves diventa un fenomeno e il Palermo non va in A, lo lasciano a Palermo o va altrove? Cioè, questa era una domanda che io avrei potuto fare e non ho fatto, e che loro hanno evitato ovviamente. Cioè, Palermo è un punto di partenza o è un punto d'arrivo? Questa è un'altra domanda. Sui campi di Torretta poi si è spostata l'asticella di mese in mese. Mi riparlavo ultimamente, se ti ricordi, di giugno, che poi alle porte, dopodomani siamo a giugno. Gardini parla di estate, ma senza data. Quando sarà veramente pronto? E ancora, lo stadio Barbera presenta molte esigenze. Cosa può fare il Palermo? Questa è la domanda. La risposta mi è sembrata politica. Ma vogliamo parlare del concerto di Vasco Rossi? E sui tifosi non ci si è accorto che la piazza non è quella di 7 anni fa. Prima arrivava Corini e venivano in 20.000, se tu ti ricordi, Palermo-Chievo, il debutto del genio, no? E la sconfitta, ma era un pubblico
che malgrado tutto amava quella squadra in maniera incredibile. La settimana dopo, quando c'è stata la vittoria di Genova, la festa, quando la squadra è arrivata. Oggi la piazza non ha più quel sentimento, almeno a me pare. Meglio, mi spiego meglio, il Palermo non entra nei playoff e lo stadio fischia. Ma che cosa fischia? Il City ha chiuso i conti col passato e guarda al futuro. Allora i tifosi hanno grande aspettativo e quindi è normale che con la nuova società si sentano i padroni del mondo. Allora, Salvatore ha già acceso la miccia, mi pare di capire che la tua lamentela quindi non è soltanto sul metodo di comunicazione, ma anche su alcune domande che poi gioco forza sono rimaste, alcune risposte più che altro, No, che no, sono rimaste in evasa. non è una questione di metodo. Io lo so che loro fanno come gli inglesi, che non fanno conferenze, parlano, eccetera, eccetera. Non è questo che sto discutendo, è una loro scelta. Io discuto 10 domande a Giovanni Gardini, 10 domande da parte di chi? Da parte del Palermo, probabilmente anche di qualche giornalista che ha Allora loro lanciato. si chiedono e rispondono, si parlano da soli, non c'è un confronto con l'esterno, col mondo esterno. No, e questo però per me dico fa parte di un criterio di comunicazione che, ripeto, secondo me a Palermo non funziona, probabilmente non è utile, però mi rendo conto che che un gruppo di portata internazionale sceglie un sistema che poi è analogo più o meno in tutte le parti dei cinque continenti e così va avanti. Però è chiaro che poi devi sempre confrontarti con l'ambiente in cui operi e questo il City non l'ha fatto mai durante il corso di questa stagione. Diciamo che loro hanno fatto una conferenza stampa molto, molto chiara a inizio di anno con Mansour, no, che non No, era con Mansour, Soriano. è con Soriano, e che hanno, diciamo, mantenuto i programmi esposti, con chiarezza e mantenuto fedelmente. Non erano programmi particolarmente ambiziosi, però erano programmi che in tanti avrebbero sottoscritto. Adesso si cambia e quindi io potrei dire, al di là delle parole che poi lasciano sempre il tempo che trovano, sia quelle che dici o quelle che non dici, ci può essere soltanto un parametro di giudizio, che è quello dei fatti. E quindi poi giudicheremo sui fatti sulla base anche di un punto di partenza che era inevitabile. Stiamo costruendo la Serie A. Ed è chiaro che poi tutte le valutazioni, così come il triennio di Mirri fu valutato anche per tutta una serie di cose che erano scritte nel bando e poi non furono fatte, o furono fatte dopo, o furono penalizzate dal periodo del Covid, adesso guardiamo i fatti. Tu come hai colto queste dichiarazioni di Gardini, Fabrizio? Ma la premessa è che condivido quello che ha detto Salvatore, nel senso che comunque una conferenza stampa avrebbe dato la possibilità di un contraddittorio che non c'è stato. So che l'intenzione originaria era quella di fare una conferenza stampa, però il Citigroup omologa, a prescindere dalle zone geografiche, un metodo di comunicazione che magari per una piazza come Palermo può risultare abbastanza riduttivo. Proprio anche per la complessità dell'argomento, perché Salvatore ha chiarito che c'erano delle domande che si potevano fare e non si sono potute fare. Per esempio, io avrei puntato pure l'attenzione, ma visto che state confermando Corini, è in atto un pensiero su un prolungamento del contratto di Corini? O Corini è destinato a durare il secondo anno e con tutte le oscillazioni che comporta avere un contratto a scadenza? Cioè, ci potevano essere tante domande che purtroppo non sono state fatte, e il metodo City, ne prendiamo Però atto. ti rispondo, se dobbiamo guardare ai fatti, loro ti dicono Corini resta certo perché ha fatto quello che gli abbiamo chiesto di fare, un campionato tranquillo, un consolidamento e una salvezza. Quindi la risposta è, se tu dici costruiamo per la Serie A e l'anno prossimo Corini non va in Serie A, mi pare che sia una, come dire, come si dice quando c'è una. Contraddizione. No, una conseguenza logica, diciamo, ecco, non vai in Serie A, non resti, vai in Serie A, resti. Mi pare che di capire che sia Era questa la comunque una logica. domanda che si poteva fare e Certo, non è stata ma ce ne fatta. sono tante. Il discorso di Però Marco Rossi che ha accennato Salvatore, non so che tipo di novità dell'ultima ora c'ha, non so se poi ci saranno problemi, perché ci sono state polemiche inutili, insomma, tante cose su cui anche là, anche perché
perché poi il concerto di Vasco Rossi non è fine a se stesso, è l'apertura di uno spazio dello stadio a una serie di attività che potrebbero avere anche un futuro. Giuseppe, tu da che parte stai? Allora, hai sentito Geraci, hai sentito... Non mi hai fatto finire il discorso. Non te l'ho fatto finire? No. Allora, aspetta un attimo Giuseppe, che sennò mi licenzia... No, molto Fabrizio. Brevemente, non licenzio nessuno. Poi, detto, fatta quella premessa, però sono stati messi dei paletti. È stato messo il paletto dell'obiettivo che si alza per la prossima stagione, che si deve puntare alla Serie A. Non hanno specificato come, ma punteranno alla Serie A, che Corini resta, e quindi diciamo che qualche cosa in più rispetto agli equivoci che si potevano generare è stato messo. È chiaro che, come dicevi giustamente tu, adesso poi bisogna vedere i fatti. Ora, do la parola, sono secondo me tutti esami ora, sono tutti sotto parola, esame la prossima stagione. Ci mancherebbe anche, ma anche quest'anno erano tutti sotto esame, perché dico, tra l'altro, più metodico è il sistema di lavoro, più è difficile andare fuori dai margini, quindi chi non rende secondo l'obiettivo deve ovviamente risponderne alla casa madre, anche se io non concepisco del tutto un calcio così computerizzato, però prendo atto del fatto che il Citigroup è comunque uno dei siti più grossi al mondo nel settore dello sport. Giuseppe, vorrei darti la linea in modo che, tra l'altro, liberiamo Fabrizio Vitale, che è stato inondato, faccio una mimica anche diciamo abbastanza plastica, inondato da commenti della gente. Vorrei vedere se il tono acre e direi quasi sfregioso dei giorni scorsi è confermato anche oggi, oppure c'è una diversa valutazione. Allora, Giuseppe. Ma guarda Guido, le riflessioni da fare intanto sul bilancio della stagione appena conclusa, diciamo che sono tutte parole che non mi hanno sorpreso, perché situazioni, analisi che già avevamo fatto anche in questa sede su quelli che erano i propositi del Citigroup, quindi le parole di Gardini non mi hanno sorpreso più di tanto. Mi hanno sorpreso semmai quelle sui propositi dell'anno, per l'anno prossimo, per la prossima stagione, perché sinceramente mi aspettavo ancora una certa cautela, mi aspettavo puntiamo un posto sicuramente ai playoff, un posto tra le prime quattro, quindi sinceramente sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo andare dritto al bersaglio più grosso da parte dell'amministratore delegato. Poi sicuramente sulla scia di quello che diceva Salvatore, sulla scia di quello che diceva Fabrizio, sarebbe stato anche avremmo voluto chiedere come il Palermo intende arrivare a questo bersaglio grosso che è la Serie A. Avremmo voluto capire un po' più nel dettaglio come il Palermo intende sviluppare la prossima stagione e soprattutto la prossima squadra, perché poi, come dicevamo anche la settimana scorsa, delle due l'una: se è stato detto che il problema non è Corini, e allora è chiaro che il problema, tra virgolette, lasciatemi passare l'espressione, è la squadra, e quindi mi aspetto tanti rinforzi di gente di caratura che sia abituata a grossi traguardi come può essere la promozione in Serie A. Allora, tu stai aprendo anche un'altra maglia, perché poi io capisco che di fronte all'apertura sostanzialmente del calciomercato le società ovviamente devono fare delle riflessioni che non sono soltanto quanto vale un giocatore, chi lo vuole, e quanto costa comprarlo o quanto mi danno per venderlo, ma bisogna guardare le liste, gli over, gli under, i prestiti, i diritti di riscatto, le volontà delle altre società. Devi fissare il budget. Da quale base economica partire? Ecco, quello su cui stanno lavorando. Per tornare al discorso di Salvatore, che mi pare di intuire, Salvatore, a occhio e croce, non ti vorrei disilludere poi, stai avendo grande successo sui social, cioè il tuo intervento di rottura iniziale, rottura per modo di dire, è stato ben voluto. Io aggiungo anche un po' il carico, cioè io avrei voluto sapere, perché va benissimo, abbiamo detto che io avrei firmato a settembre scorso, ad agosto scorso, per quello che è successo, anche se poi il campionato è stato un po' più pazzo del previsto, anche se lo spettacolo, non mi riferisco soltanto a Palermo, è stato anche un po' più modesto del previsto, anche se
ci sono state delle cose che erano perfettibili, però va bene tutto. Adesso però, quello che dico io, per andare in Serie A, cosa sta pensando il Palermo? Ecco, mi manca questo dettaglio. È una squadra che, con tutti gli alti e bassi, dà garanzie e bisogna fare 3-4 innesti, o bisogna farne 8-9 e quindi sostanzialmente ammettere che quella di quest'anno è stata una stagione di transizione con poca semina per il futuro. E poi su questo poi ci giocheremo anche con il chi va e chi viene. Salvatore, non è chiaro questo, cioè la squadra verrà smembrata o resterà più o meno tale e quale con i ritocchi, diciamo, quelli canonici e con i 2-3 innesti di qualità? Ma rispetto al mio discorso tu mi fai una domanda impropria, perché tu mi chiedi cosa faranno nel futuro, mentre io la domanda che mi pongo in questo momento e che avrei voluto esporre all'amministratore delegato è: che cosa è il Palermo? Io ancora non l'ho capito, francamente. Cioè, mi fa piacere che voi siete un passo, due passi, 10 passi avanti rispetto a me, ma io ancora non riesco a comprendere quale sarà la fine di questa società, cioè la strada di questa società. Il Palermo in Serie A va bene, ma perché arrivano i vari giocatori giovani, qui noi li valorizziamo, che cosa ne avverrà dopo? Queste cose qui, chi è che ha dato una risposta a una situazione di questo tipo qui? Il Palermo va in A, hanno già preso 20 giocatori, alcuni li hanno portati ovviamente loro dai loro campi, e adesso devono rifare mezza squadra di sicuro. Cioè è un'operazione di investimento notevolissima, quindi loro è chiaro che non sono dei benefattori, quindi qualcosa un punto di arrivo ce l'avranno per tutte queste 13 squadre, che il Manchester è fatto ed è nato per vincere. Le altre, se arrivano in Serie A o se vengono retrocesse, non se ne parla nemmeno e non si fanno drammi. Invece no, qui non è una questione di fare drammi o di non farne, ma di capire il ruolo del Palermo per il prossimo avvenire. Non è che si chiede tanto. Poi, per quanto riguarda come andare in Serie A, c'è una sola operazione, quella di uscire i soldi, pochi se fosse possibile anche, e di portare la squadra ad essere competitiva rispetto alle altre. Punto. Allora Fabrizio, cominciamo a fare un po' di sintesi dal serbatoio dei commenti che è particolarmente alimentato oggi. Partiamo da quello che dicevi tu. Valentina Berizia dice: bravissimo Geraci, questa intervista a Gardini è come quella di Putin, da dittatura non c'è permesso di contraddittorio. Alex Campanella dice: visto che il prossimo anno non ci sono squadre di spessore, penso sia l'anno buono per il Palermo, che dite? Beh, dipende chi retrocede anche dalla Serie A, dipende che fine farà la Sampdoria. Io non credo che non ci saranno squadre di spessore, che Palermo sarà l'unica. Non so, sono 45 anni che sento dire che la prossima Serie B sarà terribile, perché stanno scendendo. Quest'anno addirittura si era parlato di A2, tutti i giornali, no, dalla Gazzetta, dalla Gazzetta in giù. E poi è stato il campionato forse più incerto e più modesto di tanti altri. Poi c'è sempre quella sorpresa che tu non ti aspetti, che ti manda tutto a carte 48. Quest'anno c'è. Scusa, Fabrizio. Sì. Fabrizio, ti volevo dire una cosa. Vogliamo precisare pure che questo è stato un campionato in cui le cosiddette matricole l'hanno fatta da grande. Sì, sì. Perché il Bari, no? Certo. E non è solo il Bari. In semifinale è andato il Sud Tirolo, insomma, non è che noi abbiamo fatto una grandissima stagione, ci siamo consolidati, eccetera, eccetera. Ci sono squadre che hanno fatto autentici miracoli, ma miracoli sportivi, non miracoli. Non è detto che chi sale, che quelle che scendono è difficile che risalgano, oppure nel calcio può succedere di tutto. E questa è una cosa da non dimenticare, insomma. Però è anche vero che Gardini ha detto, e questo poi sarà oggetto di riscontro dei fatti, stiamo costruendo il futuro, perché noi non vogliamo che la promozione sia un fatto occasionale, come potrebbe essere stata anche quella di quest'anno in caso di raggiungimento dei playoff, come è stata quella dell'anno scorso. O come è stata quella dell'anno scorso è stata casuale, tant'è vero che hai dovuto rifare una squadra di sana pianta. Esatto, sì. però io capisco quello che dice Salvatore, puoi fare anche di meglio.
pur sempre nella costruzione delle fondamenta, che questo è un dato di fatto sicuramente importante. Dopodiché io ho sempre questa perplessità di quanto devi smembrare la squadra, perché abbiamo fatto tante discussioni. Se abbiamo dato per buono, e ritengo che il personaggio meriti fiducia, cioè Corini ti ha detto per 6 mesi, 8 mesi, fino alla stanchezza, abbiamo dovuto cambiare la squadra, abbiamo dovuto cambiare sistemi di preparazione da un lato e dall'altro, e ci abbiamo messo 8 mesi per arrivare a un concetto di gioco. Se cambierai 6-7 giocatori, perché penso che questo sia il minimo. Beh, penso. Guido, comunque il campionato ha dimostrato dei punti nevralgici che vanno cambiati. Ci sono le situazioni cruciali che non si possono replicare quando la prossima stagione. La difesa va ritoccata ampiamente. Benissimo, ma se tu troverai tre in difensori attacco nuovi, devi trovare due qualcuno centrocampisti che segni come Brunori. Cioè, non possiamo metterci il prosciutto davanti agli occhi. È normale che ci serviranno dai 5 ai 6 ai 7 giocatori nuovi. Benissimo, è quello che mi spaventa, perché se come dici tu, e io penso di intuire quello che tu dici, due difensori, due centrocampisti, almeno un attaccante nella struttura base, stai cambiando il 50% della squadra. Se ci hai messo... È un nuovo percorso a tutti gli effetti. È un nuovo percorso a tutti gli effetti, bravo. Ma parte prima comunque questo percorso quest'anno. Parte un mese prima. Vabbè, due mesi prima. Fai il ritiro con 3/4 di rosa, però già è diverso che arrivare una settimana dall'inizio del campionato con un mercato che ti porta giocatori di giorno in giorno nuovi. Sì, sì, va benissimo tutto, poi dipende che giocatori compri, perché se compri, che ti posso dire, la Padula, che è uno rodato, dico la Padula, oppure compri, si è parlato di Lucioni, che è uno che ormai si dà del tu con le promozioni in Serie A, anche se c'ha ormai più anni di me, Geraci, 34. Insomma, quindi va bene 34-35. E però non è detto che tutto ti riesca, cioè io mi rendo conto benissimo che... non è il Napoli che toglie Insigne, mette Osimhen, se gli riesce Osimhen hanno fatto bingo e gli è riuscito, se non gli riesce Osimhen sono dei problemi, però cambi poco e ho l'impressione che qui si vada a cambiare molto, o perlomeno questa è la mia impressione, perché può essere che poi nei fatti Corini dice io ho capito benissimo tutto quanto, mi mancano soltanto per dire un centrocampista centrale e un difensore centrale, no, e siamo a posto. Ci saranno almeno esatto. 6 innesti. E quindi, come diceva quello Giuseppe, che ha raccontato Leone, questo campionato, sta partendo un nuovo percorso. Giuseppe, ti vedo perplesso. No, io sposo in pieno il tuo ragionamento, Guido. Poco fa parlavi di una semina che comunque non ha dato chissà quali grandi frutti se adesso la prospettiva diventa la Serie A. E quindi si va verso uno smembramento. Però io la settimana scorsa, ricordo benissimo, ho chiuso la trasmissione dicendo chi ti aspetti per la prossima stagione. Io mi aspetto una società che agisca in tempo, e giustamente, come diceva Fabrizio, quest'anno non si dovrebbe, voglio dire, non si dovrà arrivare a 5 giorni dall'inizio del campionato con una squadra ancora da fare, con un allenatore che arriva appunto a meno di una settimana dall'inizio. Quindi mi aspetto sicuramente una rivoluzione, magari no, comunque una mini rivoluzione importante. Ti devo fermare perché c'è la pubblicità, Giuseppe, scusami, però il discorso lo ripigliamo, perché se noi parliamo dei nuovi acquisti di quest'anno, per dire Saric, Stulaz, Segre, che anzi ha fatto un finale in crescendo, Tutino, Verre, 5 elementi che dovevano essere la qualità e che hanno reso certamente meno del previsto, significa che se tu poi fai altri 5 acquisti hai le stesse percentuali di rischiare. Questo è il problema, anche se è giusto poi fidarsi di gente che fa questo mestiere. Pochi secondi di pubblicità e poi torniamo con il giochino anche di chi resta e chi va. E rieccoci online. Allora, prima di fare un giro di interventi per dire la nostra sulla futura squadra, andiamo ancora con i commenti, perché mi sembra giusto privilegiare anche i nostri compagni di viaggio, quelli che un po' ci hanno seguito. Io vi chiedo sempre di essere corti, brevi e di non insultare nessuno. Facciamo un dibattito da persone civili, quali possiamo fare. Community corposa, come ogni puntata, di questo vi diciamo solamente chiaramente grazie. Io partirei da Davide Resti, che dà una sua interpretazione anche, penso, a quello che ha detto Gardini. Penso che il Palermo punta alla Serie A, ma in 2-3 anni, poi potrebbe venire anche il prossimo anno. Andrea Randazzo, non facciamoci la testa prima, vediamo che cosa faranno quest'estate, visto che questo è il primo anno che si programma. Non ce la stiamo fasciando, però è giusto che si senta anche che c'è un
varie correnti di pensiero, ci mancherebbe anche. Qua facciamo critica televisiva, giornalistica, questo è il nostro mestiere, nessuna condanna, nessun insulto, però porsi delle domande mi sembra che sia quantomeno il minimo. Guido Cusimano, buonasera, ripeto per l'ennesima volta, occorrono 5-6 nuovi titolari di categoria e di spessore, altrimenti niente Serie A. Sergio Capodici, penso si pronunci così, non ci lamentiamo sempre, vi ricordo che 3 anni fa eravamo in Serie D, poi questa società è seria e diamo il tempo ai risultati e avere pazienza. La voglia di pazienza che hanno i tifosi. Gaetano Covais, abbiamo consolidato la categoria ma la squadra è quasi tutta da rifare se si vuole andare in Serie A. Da 49 punti bisogna farne almeno 75, ci vuole mezza squadra nuova, panchina compresa. Possiamo condividere più o meno, insomma, forse sta andando un po' oltre, però il problema è questo. Poi c'è, lo leggiamo, ma vorremmo che vi deste un nome e un cognome quando commentate. C'è evidentemente un gruppo che si chiama Noi Tifosi del Palermo che fa una domanda. Corini in 10 mesi non ha dato un gioco, come può riuscirci in 1 mese e mezzo di ritiro? Antonio Corello. Può rispondere, dice, a questa domanda se vuole, Giuseppe? Vuoi rispondere? Come fa a dargli un gioco? Un'idea di gioco, comunque Corini ha cercato di portarla avanti, più di un'idea di gioco a seconda dei contesti, delle situazioni, dei momenti della stagione, perché il Palermo non dobbiamo dimenticarci che ha vissuto tanti momenti, un momento in cui si doveva tirare fuori dalle secche della zona retrocessione e momenti in cui c'era anche l'ambizione di puntare a qualcosa che non era neanche nei programmi di questa stagione, per non parlare poi del fatto che sono venuti a mancare tanti giocatori per infortunio. Io credo che Corini invece voglia una squadra il più possibile completa per il 9 luglio e, completando il discorso che stavo facendo prima, certi segnali che arrivano comunque a me sembrano incoraggianti. Può sembrare una banalità, conoscere le date del ritiro e il luogo del ritiro dopo neanche una settimana dalla fine del campionato mi sembra già qualcosa di inedito. Sapere che questa società ha la volontà di aumentare il budget rispetto alla passata stagione, quello che ha scritto Fabrizio anche sulla Gazzetta la settimana scorsa, mi sembrano anche questi segnali incoraggianti, quantomeno per il futuro a breve termine. Poi le riflessioni legittime che faceva Salvatore poco fa su cos'è il Palermo per questa società rimangono i punti interrogativi, speriamo che la società li sveli quanto prima. Fabrizio, ancora messaggi. Walter Guccione, l'intervista di Gardini mi lascia ottimista a dir poco, il City è uscito allo scoperto. Simone Aggiunta, credo che almeno la metà dei tifosi aspettino il calciomercato prima di abbonarsi, stavolta presumo non ci sarà una fiducia alla cieca. C'è chi invoca Gardini presidente, addirittura Emanuele Pistoia. Luciano Buetto ne fa una questione di cabala e di ricorsi storici. Ragazzi, 2004, 2014, 2024 sarà Serie A, nuovo sponsor Puma precedente in Serie A. Volete le certezze? Ci sarà un calcio mercato di spessore. Quindi questo discorso che ogni 10 anni veniamo promossi dalla B alla A, già l'ho sentito ed è quantomeno un punto di partenza, Salvatore. Se vogliamo aggiungere, anche oggi è il 29 maggio, che è una data che nel nuovo millennio non è che mai passata sotto silenzio, no? Fra il 2004 e il 2011 il 29 maggio racconta veramente storie da poter essere racchiuse dentro un libro, però io non credo molto alle date e alle coincidenze, credo moltissimo al lavoro di squadra. Un tempo, Salvatore, qualcuno avrebbe detto ai piccioli, però diciamo, i piccioli servono pure, ma non soltanto, perché non è detto che più spendi meglio spendi. Il problema è spendere il giusto e lavorare, Salvatore. Però devo dire che prendo atto di una cosa, sicuramente l'avete puntualizzato voi e ci sta benissimo, cioè prendo atto che i dirigenti hanno detto che il Palermo punta alla Serie A, almeno un momento di chiarezza c'è stato, ma il Troyes era pure andato in Serie A ed è retrocesso, quindi il problema non è solo questo. Io
L'altra volta ho avuto il piacere di parlare con Ariedo Braida, che è stato un grandissimo ed è un grandissimo dirigente, e lui mi parlava di Palermo come della Sicilia, come di una nazione. Cioè lui diceva è un posto straordinario, un posto bellissimo, eccetera, eccetera. Noi non possiamo pensare che Palermo sia una delle 13 squadre e va bene così solo perché il City ha messo il suo timbro sulla sua operazione e vuole gestire le cose solo a modo suo. E gli altri invece debbono assistere impotenti. No, il City si può fare anche consigliare perché è un elemento nuovo ed estraneo in questa regione, e probabilmente certe cose non le sa o non le capisce a fondo. Ma qui è stato fatto nei tempi passati e nei tempi di Zamparini, c'è stata una progressione di una squadra che è andata in Europa, eccetera, eccetera, e ha fatto vedere di essere pronta una città, ovviamente per grandissimi traguardi. Quindi il fatto di andare in Serie A mi sta bene, il fatto che si debba intervenire sul mercato mi sta pure bene, ma è la normalità delle cose. Poco fa Giuseppe diceva, si sa anche dove si va in ritiro. Sì, ma diciamo con Zamparini si sapeva già dall'anno prima dove si andava in ritiro, e anche nei tempi peggiori. Dove non c'era una lira, i ritiri si facevano e lo sapevamo in tempo. Non è questa la differenza. La differenza la fa poi il fatto di capire che cosa possa rappresentare il Palermo per il City Group. Questa è la domanda che purtroppo io ci ritorno sempre perché sono insoddisfatto, mi sento che mi manca qualcosa. E allora partiamo da Giuseppe Russo, che la pensa come te. Ottima analisi di Geraci: la società deve dire cosa e quanto vuole investire per arrestire una squadra competitiva. In parole povere, i soldini. Poi c'è chi ci chiede se la Juve scenderà in B nel prossimo campionato. Difficile a dirsi. Ma non mi sembra, per la verità, però non voglio mettere lingua su decisioni che esulano dalla logica sportiva. Poi c'è come Roberto Terranova che dice: siamo i soliti sognatori, tutti pensavate alla Luna con il City Group, quando questi vogliono solo fare business, stop, non arriverà nessun big. Quindi diciamo c'è chi è controtendenza rispetto ai segnali lanciati dall'intervista di Ma queste sono Gardini. valutazioni che io, per carità, accetto, ognuno può pensarla, però dico, la logica secondo me è: premesso che nessuno può promettere la Serie A il prossimo anno, pu puoi promettere che ti impegni a raggiungerla, poi non è detto che si riesci, però il business è tale se il Palermo va in Serie A, cioè che a me una proprietà faccia business non mi tange, anzi lo ritengo forse una garanzia. Perché ormai sta quasi definitivamente passando il tempo dei presidenti che buttavano soldi nel calcio per gioco o per altri interessi. Se tu fai business mi dai anzi la garanzia di una certa logica. Però Palermo, secondo me, in Serie B non è un business. È un business comprarlo alle soglie fra la C e la B e portarlo in Serie A e probabilmente anche farlo vincere, creando poi le infrastrutture, creando poi tutto quello che è legato alla proprietà di uno stadio di calcio o quantomeno alla disponibilità, e quindi gli eventi, il merchandising. Ecco, questo ritengo che sia un investimento fruttifero, non prendersi il Palermo a qualunque prezzo e a qualunque obiettivo. Quindi questa è per me la garanzia che può dare un gruppo come il City. Poi c'è chi si chiede: ma perché, come Francesco Tanchetti Guida, ma perché tutta questa impazienza? Beh, questo me lo sono chiesto pure io. Giro anche la domanda a Salvatore o a Giuseppe, perché dico, per 4 anni abbiamo seguito ad Odoranti un percorso che era disegnato sulla carta, ma un po' diverso poi nella pratica, no? Ed eravamo in Serie D, poi in C1, poi con i problemi del Covid. Adesso improvvisamente sei in Serie B, teoricamente con prospettive stabili, anzi, in crescita. Nasce sempre il malcontento, probabilmente perché lamentarsi è un punto d'onore in questa società, Salvatore, in questa società intesa come in questa Ah epoca. no, no, io prendo atto che ci vuole anche pazienza, che si può perdere 1, 2 anni, 3 anni per andare in Serie A. Non è questo che mi sgomento, questo che mi fa
pensare cose negative, però che la società non mi dica quali sono i passaggi e il punto di arrivo, questa è una cosa che non riesco a comprendere. Va bene, loro hanno i soldi, fanno l'affare, fanno il business, vogliono andare in Serie A, vanno in Serie A, eccetera, eccetera, e gli altri guardano così, tanto per cosa sono spettatori che non riescono ad influire se non andando allo stadio oppure pagando l'abbonamento per vedere in televisione. No, insomma, ci vuole chiarezza, ci vuole un'apertura, ci vuole discutere con un paese nuovo, tra l'altro, per capire poi quale potrà essere il futuro di questa società. Tutti lo chiedevamo a Zamparini ogni anno e non eravamo mai contenti delle risposte. Ora improvvisamente dobbiamo aspettare soltanto che la verità venga fuori, così aspettiamo seduti nella poltrona, non possiamo fare nemmeno una domanda. No, le domande le dobbiamo fare proprio per avere delle certezze. No, soprattutto mi pare di condividere il discorso, vorrei condividere il discorso che a volte bisogna anche essere leggermente elastici per operare in una realtà. Tu parlavi di una realtà nuova nella regione, io ti dico in Italia perché il City non è mai entrato in Italia se non adesso col Palermo e ci sono anche logiche diverse, non so se migliori o peggiori rispetto alle altre parti del mondo e quindi anche venire incontro un po' alla piazza in cui si lavora. A proposito del parallelismo con Zamparini, mi veniva in testa quando Zamparini il primo anno fece una grande squadra per la Serie B, che fallì all'ultima di campionato, se ti ricordi, a Lecce 3-0. Devo dire che Zamparini lì mi colpì perché non lo conoscevo. Fu uno dei pochi a non accampare scuse, a non parlare di presunti torti arbitrali o di quale sfiga o rimpionica, ma disse a fine partita: non eravamo pronti per il grande salto, l'anno prossimo andiamo in Serie A e farò la squadra. Però Sì, Guido, disculpa. l'esempio che stai prendendo tu è azzeccatissimo, perché poi l'anno dopo quella squadra fu profondamente cambiata Sì, e poi salì in Serie A. è ricambiata a gennaio, sia come allenatore Cambiata che e ricambiata a gennaio. come giocatori, Quindi perché poi arrivarono i Filippini, anche per arrivò Grosso. rispondere a chi poco fa scriveva, anche per rispondere a chi poco fa scriveva, Corino ha dato un gioco in 10 mesi. Come pensa di dargli in un mese e mezzo? Io mi sento pure di rispondere che se arrivano giocatori forti viene tutto più facile. Cioè, se Posso tu dire che una arrivi cosa a all'Italia prendi proposito? giocatori forti, Posso dire una cosa? Cioè, certo. Corini, magari se avesse avuto Corini in campo, magari ne avrebbe tratto maggiore beneficio come ne hanno tratto Baldini e Guidolin. L'anno prima Corini non c'era nel Palermo e si è vista la differenza, come non c'erano Zauli, come non c'era Toni, poi non c'era Grosso arrivato a gennaio l'anno seguente. Cioè, noi possiamo contestare quanto vogliamo un allenatore. Gli allenatori forti che vincono hanno giocatori forti. Guidolin non è venuto qua a fare una scampagnata, ha detto ora vengo e vi insegno il calcio e vi porto in Serie A. No, prima ha voluto la garanzia sui giocatori, perché non è stato semplice per Zamparini portare Guidolin qua ai tempi. E quindi è un percorso normale, si vince quando ci sono i giocatori forti. Sapete quale coppia d'attacco aveva Corini a Brescia quando è andato in Serie A? C'era Donnarumma Donnarumma e È Torregrossa, ragazzi, stiamo Torregrossa. parlando di quasi 20 gol a testa. Ma cioè, per me possiamo fare tutta la filosofia che vogliamo, ma alla fine i giocatori forti rendono le squadre forti e contribuiscono al lavoro dell'allenatore, è chiaro. Certo, poi può essere bravo a valorizzare giovani, può essere bravo a salvare una E squadra da quello è un altro salvezza, ma aspetto che spetta all'allenatore, vincere è ci un'altra mancherebbe. cosa. Allora, cominciamo rapidamente perché il tempo è sempre tiranno. Salvatore, non parliamo di chi arriva perché ci sono sempre le segrete logiche del mercato, degli algoritmi. Poi figurati se in società si lasciano scappare qualche ipotesi, perché qua parliamo di segreti di Stato. Allora, Werner resta sì o no? Ma io lo terrei. Lo Tu lo terresti, Giuseppe? terrei anche io. Fabrizio? Io punterei ancora su di lui, però c'è una valutazione costi-benefici, perché sappiamo che c'è un prestito con opzione di riscatto e non so se Palermo lo vuole esercitare, per poi magari andarsi a discutere l'argomento dopo il 30 giugno, magari con un altro rinnovo del prestito, e poi bisogna capire il contesto tattico che Corini vuole dare quest'anno
al Palermo, perché se Verri mi deve fare la mezzala che diventa trequartista in fase di possesso, ma non mi rientra in fase di non possesso, allora se devo puntare su Verri forse è meglio giocare 4-3-1-2. E quindi tutto è correlato anche al sistema di gioco che si vuole utilizzare. Io non sono rimasto molto contento del suo campionato, ovviamente ha influito anche la condizione fisica, però ci sono tante storie che non capisco, perché non mi sembra eccessivo che due febbri abbiano condizionato il rendimento di due mesi. Corini è convinto di quello che dice, secondo me comunque al di là della mia volontà io sono convinto che Verre è più no che sì. Andiamo a Tutino. Questa volta invertiamo l'ordine, Giuseppe. Ma non mi strapperei i capelli se il Palermo andasse a cercare altro in quella zona di campo. Fabrizio. Penso che su Tutino si vada a cercare altro. Salvatore. Ma io intanto vorrei fare una precisazione su quello che ho detto prima. Io ho detto Verre sì, ma ho detto Verre sì perché la società l'ha preso. Avendolo preso quest'anno, l'ha preso con la consapevolezza che a Corini serviva. Allora, se a Corini ha preso un giocatore come Verre che serviva e adesso puntiamo alla Serie A, non vedo perché ne dobbiamo fare a meno. La squadra si adegua, adegueranno la squadra. Vabbè, può anche succedere che tu prendi un giocatore e poi ne scopri caratteristiche Verre bisogna conoscerlo dalla testa ai piedi, così come bisognava conoscere Tutino dalla testa ai piedi. Quello lì io non lo so, l'ho detto sempre dall'inizio che mi sembrava un po' un'operazione stiracchiata, ma Tutino ha delle qualità immense. Se Corini crede che quelle qualità lui le può mettere al servizio della squadra, è un giocatore che può trasformarsi da così a così. Se Corini crede che invece non ce l'ha fatta una volta, come spesse volte non ce l'ha fatta nel passato e non ce la potrebbe fare nemmeno l'anno venturo, ci rinuncia. Non, se mi dici una cosa così a simpatia, come io ti ho detto Verre subito, io direi, io Tutino francamente non mi scandalizzerei, sono delle opinioni di Giuseppe, se la società avesse delle perplessità. Allora, andiamo al contrario, Nedelciaru, Marconi, Bettella, parliamo dei tre centrali sostanzialmente, quanti ne restano, Fabrizio? 2 su 3. Bettella non verrà riscattato perché ha un costo, un'opzione di riscatto costosissima, 4 milioni e 8. Il Palermo non è intenzionato a spendere una cifra del genere, a meno che, come ho detto, per Verre si lascia decadere l'opzione e poi si va eventualmente a ridiscutere. Gli altri due però, cioè, se 2 confermati, quindi Nedelciaru e Marconi, significa che siamo contenti della difesa di quest'anno? No. O sono soltanto delle pedine dell'organico? No, diventano delle pedine nella rotazione, perché sono 2 centrali nel mirino del Palermo, ci sono sicuro, e sono anche centrali di grossa Salvatore, esperienza. Ripartiresti dalla coppia Nedelciaru-Marconi? No, io la rifarei nuova, devo dirti la verità, in difesa l'unico uomo che mi dà garanzie da un punto di vista proprio strutturale, da uomo da promozione, è Matteo, che tra l'altro quello più conosciuto da Corini, che conosce meglio Corini, quello che forse è più in sintonia tatticamente. Giuseppe? No, perché sono convinto che la difesa sia il reparto che necessiti più cambiamenti. Andando al centrocampo, potremmo dire che Gomez lo scorso anno non era ancora, diciamo, affacciato al professionismo vero e proprio, e che quindi, pur se ha fatto secondo me un finale incalando, si può comprendere un salto di qualità rispetto a un anno fa. Salvatore, secondo te che margini ha Gomez di crescita? Ma Gomez ha margini enormi di crescita, il City penso che ci creda, che creda proprio in lui, e difficilmente lo mollerà, nel senso che è un giocatore utilissimo alla squadra. Poi che prenda un altro giocatore per fare il centrale non lo so, ma comunque Gomez è un giocatore che ha margini di crescita enormi, e appunto questo io mi chiedo. Poi questi giocatori, una volta che esplodono, poi che fanno? Se ne vanno in un'altra società e noi ricominciamo da capo? Fabrizio, mi pare che a centrocampo ci saranno molte novità. Ma molte in relazione poi a quelle che sono 2 scommesse non vinte per motivi diversi, una è Sturac e l'altra è Saric. Di sicuro un altro centrocampista lo prenderanno e sarà una mezzala da quello che risulta a me.
Però è chiaro, bisogna vedere Sturaz se diventa realmente centrale. Sturaz a tutti gli effetti è un giocatore del Palermo perché c'era un obbligo di riscatto. È chiaro che se tu riesci a recuperare Sturaz e costruisci un centrocampo per lui, è normale che può diventare il Corini di 20 anni fa. Giuseppe, in pochi secondi, quanto cambia a centrocampo? Io mi auguro che proprio questo discorso di Stulaz non sia un po' un equivoco pericoloso, perché insomma la stagione appena passata non ha lasciato grandi certezze, e quindi secondo me ci sarà un dilemma: puntare ancora su di lui o trovare un'alternativa. Io sinceramente un'alternativa l'andrei a cercare. Grazie Giuseppe. Allora siamo in conclusione, regia, perfetta questa inquadratura a quattro, così siamo tutti davanti al fatto compiuto. È l'ultima puntata, l'ultima di quest'anno o l'ultima di sempre? Vi lasciamo Chi lo questo sa? dubbio perché non lo sappiamo neanche noi, se ci sarà qualcuno ancora pazzo da investire sulla nostra scarsissima Ma avete professionalità. dei fedelissimi che vi osannano e vi celebrano, come Filippo Graziano, che dice: coppia vincente, Monastra Geraci, vi ho sempre seguito fin dai tempi di TRM. Fin dei tempi. Prendi e Quale porta a TRM? casa. Qua parliamo di Telesicilia 1979, magari fosse TRM, che già parliamo di anni 2000, ma parliamo di roba che Giuseppe Leone manco era nato ancora. Lasciamo perdere questo discorso. Allora, intanto grazie a tutti per essere stati con noi. Io devo dire che l'unica cosa amara che vorrei sottolineare è che dopo aver speso tutto l'impegno del mondo a registrare questa trasmissione, a mettere insieme quattro pezzi importanti del giornalismo palermitano, non sono riuscito a far capire che i commenti devono essere, secondo me, all'altezza. C'è troppo livore nei commenti. Cerchiamo di costruire un linguaggio. Non è difficile poter esprimere un dissenso su Corini, su Gardini, su Geraci, su Monastra senza bisogno di insultare genitori o fratelli o chissà che. Fermo restando che poi dico, devo premiare anche i tantissimi che sono affezionatissimi e che stanno mettendo dei cuoricini. Chiudiamo questa diretta Facebook con tanti cuoricini chissà, a rivederci l'anno prossimo, magari anche durante l'estate. Io vi invito anche a seguire i canali social di blog di Stadio News anche su Instagram, oltre che su Facebook. Insomma, continuate a seguirci perché poi, da un momento all'altro può essere che compariamo a caso. Sbuchiamo. Nel frattempo ringrazio anche ovviamente l'editore, Blog Sicilia, Video Regione che ci hanno seguito per tutto l'anno, La la regia. regia con Fabio, con Emanuele, con tutti i ragazzi che sono stati straordinari compagni di viaggio e con voi. Prima delle lacrime siamo arrivati alla sigla, ma non perdeteci di vista perché torniamo. Ciao.